Praticamente l'abbiamo lasciato fino alla fine questo We Have No Time dell'album Dream di Geometric Vision, che questa sera sono gli ospiti di questa trasmissione. Tocca a loro, insomma, io ne sono particolarmente felice perché l'album ti lascia quel retrogusto piacevole, diciamo a metà strada tra il dolce e il chissà cos'è. Probabilmente ha il gusto di quelle cose ritrovate, di quelle cose alle quali eravamo abituati un tempo e che da un bel po' non ritroviamo più. Abbiamo per l'incontro di questa sera il, chiamiamolo, uomo dietro a questo progetto, si chiama Ago Giordano. Pronto, ciao. Ciao, eccolo qua. Allora, come al solito abbiamo i telefoni che non ci permettono di sentire particolarmente bene, però vabbè, ok. E meno male che ti ho chiesto anche, ma ce l'hai un fisso? Sì, ma tranquillo, comunque. È un fisso, no? Sì, infatti, è un fisso, però io sto facendo la figura del fesso, vabbè, ok. Senti, intanto come va? Va benissimo, anzi ho ascoltato tutto quello che avete passato, una grinta incredibile. Mamma mia. No, non è grinta, è proprio, non so che pesci pigliare, quindi vado un po'. No, a parte gli scherzi, naturalmente. Mi fa piacere che tu abbia seguito questa sera e spero, insomma, di averti anche prossimamente tra gli ascoltatori della trasmissione, e non soltanto perché passo il tuo disco. Questo che è il primo lavoro? Sì, primo lavoro uscito grazie a Valerio, la sua Dark Knight. Sì, che è qui, tra l'altro, ci sta ascoltando. Sì, allora saluto. E niente, è un'etichetta che veramente si sta impegnando per l'underground italiano soprattutto, e questa è una cosa stupenda. Sì, infatti. Senti, una cosa che domando molto spesso, questa, siccome, soprattutto quando si tratta della prima uscita, del primo lavoro di una band, quanto sei orgoglioso del prodotto finito? Guarda, sta andando veramente molto bene, è un'idea che ha funzionato. Noi veniamo da ascolti, da trascorsi, da, diciamo, da lunghe gavette così, da organizzatori, da musicisti, abbiamo band che siamo, comunque stiamo nel campo della musica da 10-15 anni, quindi, e questo progetto sta funzionando tantissimo, sta funzionando forse perché proprio è semplice, come arriva, diciamo, è molto d'impatto come cosa, quindi sta funzionando tantissimo. Io ne sono veramente orgoglioso perché in 3 mesi sta andando tutto veramente bene, anzi pure troppo veloce forse, secondo me. Quindi le 300 copie stanno andando bene, per fortuna stanno andando veramente bene. Poi siccome stiamo facendo anche parecchi live, stanno andando via soprattutto dopo che ci ascoltano, vabbè, insomma, ok. Ecco, una domanda che mi sarebbe piaciuto farti e che in qualche modo hai anticipato, però te la piazzo subito: i live di Geometric Vision come sono strutturati? Noi siamo in tre, c'è Gennaro al basso, che è veramente è l'anima forse più romantica della formazione. Ce l'ha il santino di Peter Hook in casa? No, diciamo che il suo santino dovrebbe essere Gallup dei Cure. Sì. Lui veramente si ispira tantissimo, anche se a me non piace, non fanno impazzire ovviamente, però i primi lavori. Non lo dire. Sai che quando si spara a zero su certi personaggi, io mi sono permesso una volta di fare una critica sui Siouxsie e mi sono arrivate di quelle cose. Sì, lasciamo stare, guarda. Per mia esperienza personale ti sconsiglio di farlo. Diciamo che lui ama Gallup, mettiamola così, e poi siamo influenzati anche da altre band. Chameleon su tutti, anche musica elettronica, cioè c'è contaminazioni vecchie ma con progetti nuovi, abbiamo tutto fatto, diciamo, tutto nuovo, però. E niente, comunque le date che stavo dicendo, siamo in tre, praticamente siamo basso, chitarra e synth con una drum machine, che è un computer, siamo formazione a tre. C'è un altro chitarrista che è amante dell'indie anni 80, quindi ha dato è stato veramente molto importante il suo ingresso, che è Roberto. E niente, io sono alla voce e ai synth. L'età super giù si aggira intorno a cosa? La vostra età, la media? Diciamo la media è 30, va. E quindi siete anche molto giovani. Sì, grazie.
No, siete giù perché mi fa un po' specie, insomma, il fatto di sentire cose del genere e ti viene in mente, insomma, vabbè, saranno dei quarantenni, saranno la gente così che ha vissuto la propria adolescenza all'interno, insomma, con tutti i gruppi e le cose che hai citato anche tu prima, insomma, Cure in primis. E invece, insomma, voi ci siete cresciuti, ma per quale motivo? Come ci siete caduti dentro da piccoli, in pratica? Vabbè, diciamo che io oltre che comunque a suonare, organizzo anche serate, diciamo, a genere, a tema, siamo sulla wave, sulla darkwave, quindi comunque sono 10 anni che bazzico in queste cose e diciamo tutti gli ascolti mi hanno influenzato talmente tanto da portare avanti un progetto comunque nato comunque dopo anni di ascolto, quindi niente, siamo cresciuti tutti un po' in fretta, forse questo è vero, questo sì, questo sì. Senti, all'interno dell'album, quanto c'è di tuo e quanto c'è di complessivo, diciamo, di tutti e tre? Perché mi pare di aver capito che il progetto è più tuo, forse. No, allora praticamente ti spiego una cosa che tra l'altro nessuno sa, quindi praticamente il progetto era totalmente mio, ma nel 2012 e si chiamava Geometric Visual, no, Vision praticamente, era tutto minimal synth, era tutto elettronica, ma c'erano pubblicati pochissimi video su YouTube ed era una cosa prettamente, diciamo, molto molto amatoriale, ma poi facendo ascoltare questi pochi brani al chitarrista e al bassista, Gennaro e Roberto ci hanno detto cazzo spaccano e cerchiamo di riarrangiarli comunque a modo nostro, e loro ci sono riusciti veramente alla grande. Adesso sono io Utilizzando poi schiavo questo loro. delicato francesismo. Chiedo scusa a tutti gli No, ma ascoltatori tranquillo, puritani. ma scherzi. Niente, no, adesso dicevo sono io schiavo del loro sound, perché la mia intenzione era fare una cosa molto più elettronica, però loro con basso e chitarra hanno dato quel calore totale proprio al sound, comunque freddo elettronico, che mi piace troppo, e quindi non posso che essere orgoglioso di avere loro al mio seguito, diciamo, stanno andando veramente bene. Poi i pezzi nascono, io porto un beat in sala, nasce dopo 20 minuti, il pezzo è pronto praticamente, quindi siamo in un periodo molto fertile anche per quanto riguarda l'ispirazione. Avete una facilità creativa, insomma. Certo, no, questa è la cosa più importante secondo me, perché se non c'è quella non si va da nessuna parte. Ecco, senti, io come ho detto pochi istanti fa, non ho mai avuto occasione di incontrare band, artisti che arrivassero da Napoli. Provincia, città sempre piuttosto presente quando si parla di musica, perché ha una tradizione indubbiamente che non si può far passare Certo. inosservata, ma la scena, o chiamiamola così, insomma, per convenzione, com'è dalle vostre parti? Cioè, che tipo di interesse di diffusione hanno Geometric Vision, o comunque sia se c'è ci sono altre band di questo tipo, c'è elettronica? Sì, noi come band siamo gli ultimi arrivati praticamente a Napoli, perché Napoli dalla fine degli anni 80 comunque ha sfornato band veramente molto interessanti, sia elettroniche sia con wave che vanno a finire alla dark wave, al gothic rock, alla neo folk. Soprattutto Napoli è molto conosciuta per il genere neoclassico e neo folk. Ci sono band come Argine, Ashram, ricordi oblique pure, poi c'erano i Trees, c'erano gli Spinfix a Salerno, no? C'erano veramente tante, tantissime band, e la maggior parte di queste band si sono estinte, tranne i due o tre pilastri che comunque continuano ad andare. In quanto a noi, stiamo facendo dei live che un po' perché piacciamo, un po' perché comunque, sai, quando è comunque l'organizzatore a organizzare un live a tema, viene molta gente, però comunque stanno andando bene. Le serate, io che organizzo da 9 anni adesso, stanno. No, non mollano, diciamo che non muoiono, e secondo me non moriranno mai, perché c'è lo zoccolo duro che ci aiuta, e devo dire la verità, da un paio d'anni ci sono veramente tanti curiosi che stanno iniziando a venire alle Ecco, serate, questo fa piacere e saperlo. l'indie, diciamo che gli indie ci stanno dando una mano, perché adesso va di moda il retro, no? E la musica anni 80 la musica anni 80, non parlo di quella là elettropop elettronica, parlo dell'indie vero, di quello degli anni 80 che io adoro, cioè, sta andando veramente bene, tramite dei link tra noi e diciamo darkettoni e loro che vengono più da un giro Brit, indie, shoegaze, sta funzionando veramente tanto.